Amici malati di Spezia, appena terminata la partita tra Lecce e Spezia, terminata 0-0, quindi tutto rimandato in quello che poteva essere veramente uno spareggio per rimanere in Serie A. Partiamo dai migliori in campo, sicuramente circa 350 tifosi dello Spezia, scesi in Salento tra mille difficoltà, perché a causa della situazione che ben conosciamo purtroppo in Emilia-Romagna ci sono stati diverse problematiche per la logistica del viaggio tra treni cancellati, aerei cancellati e quant'altro, quindi si è dovuto rimodulare il tutto, quindi veramente come al solito i tifosi dello Spezia i migliori in campo, nonostante poi qualcuno purtroppo adesso faccia notare il contrario. Quindi migliori in campo i tifosi dello Spezia, andiamo all'analisi della partita. Quest'anno, ragazzi, bisogna dire le cose come stanno, purtroppo gli scontri diretti non se ne vincono. È inutile girarci intorno. Oggi era veramente l'ultima chiamata per quanto riguardava gli scontri diretti, perché anche perché era l'ultimo scontro diretto e lo Spezia purtroppo, mi viene da dire, ha fatto troppo poco per poter vincere questa partita. Lecce, che giocava inevitabilmente avendo il bonus di due risultati su tre, quindi le due squadre si sono sostanzialmente affrontate, l'idea che mi ha dato oggi, per principalmente non perdere, quindi male che vada prendere un pareggio e poi se veniva insomma qualcosa in più, chiaramente le due squadre non l'avrebbero disdegnato. Se però il pareggio d'andata, che ricorderemo in un picco, con un freddo, un gelo, un'acqua impressionante nel girone d'andata, con la partita terminata 2-2. In quel caso avevo detto il bicchiere era sostanzialmente mezzo, mezzo pieno, quello di oggi per quanto riguarda lo Spezia è mezzo vuoto, perché sicuramente è un pareggio che aiuta maggiormente il Lecce, che va a 34 a 4 punti dalla zona rossa e quindi insomma nelle ultime due partite è veramente un tesoretto importante. Spezia che va a 31, stacca di un punto un Verona che ieri ha perso in maniera inopinata a Bergamo contro l'Atalanta, quindi sicuramente il lato positivo di quest'oggi è aver preso un punto sul Verona, essere usciti dalla zona rossa e anche perché insomma non era scontato, perché effettivamente dopo la partita di Cremona la situazione sembrava essere sull'orlo del precipizio e la squadra è stata brava insieme ai tifosi la scorsa partita contro il Milan, che hanno veramente scortato la squadra fino al picco, a caricare veramente l'ambiente, a caricare la squadra che ha risposto presente e diciamo che tutte le componenti sono state brave per rimettere lo Spezia nei binari della salvezza, quantomeno per arrivare fino all'ultima giornata giocandoci le nostre carte. Detto questo, quella di oggi, a mio parere, è l'ennesima occasione mancata perché effettivamente con una vittoria, ripeto, dopo l'entusiasmo della vittoria contro il Milan, sarebbe stata una vittoria quella di oggi che al 90% ci avrebbe salvato a due giornate dalla fine. Così non sarà, ripeto, il lato positivo, prendiamo un punto sul Verona, il lato negativo è che bisognerà soffrire fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. E questa cosa c'è da dire da sportivo, prima che da tifoso dello Spezia, forse anche giusto, perché effettivamente quest'anno lo Spezia non ha mai convinto al 100%, vuoi per limiti tecnici, vuoi per limiti caratteriali, vuoi per limiti di cattiveria sotto porta. Non che il Verona abbia fatto tanto meglio, insomma, si è rimessa in corsa, abbiamo visto, con dei risultati piuttosto fortunosi, ecco, usiamo questo eufemismo. Quindi al netto di questo, però, c'è da dire che effettivamente sono due squadre che hanno le due squadre che per mille motivi lo Spezia, per mille infortuni e tutto il resto, però effettivamente non hanno convinto in questo campionato fino a questo momento. E quindi, a mio modo di vedere, con una sorta anche di masochismo nei miei confronti, però effettivamente a livello di sportività in generale, effettivamente è anche giusto che queste squadre siano in ballo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Andiamo un attimino ad analizzare le ultime partite, queste ultime due partite. Lecce, che a mio modo di vedere ha un calendario più favorevole tra le tre, avendo anche appunto 4 punti di vantaggio sul Verona a questo momento terz'ultimo. Quindi ripeto, un Lecce che credo che con il pareggio di oggi abbia un veramente 95% di possibilità di salvarsi almeno di un suicidio
sportivo. E Verona e Spezia ha un calendario simile, a dire la verità, forse più favorevole per assurdo al Verona, perché il Verona, come vediamo, affronterà nella prossima giornata un Empoli già salvo, senza velleità di classifica, quindi che andrà a giocare in casa del Verona, quindi un Empoli che nell'ultima giornata è stato anche mandato in ritiro per cercare di arrivare il prima possibile alla salvezza. Nell'ultime giornate non è che abbia poi convinto con i risultati, al netto appunto delle vittorie che lo hanno fatto salvare con 3 giornate d'anticipo. Però insomma, effettivamente una giornata che è sicuramente più difficoltosa per lo Spezia, perché il Torino verrà al picco in lotta per l'ottavo posto, perché quest'anno effettivamente con la questione Juve, con la complessa questione anche di coppe europee, nelle quali insomma ci sono 3 finaliste italiane finaliste nelle varie competizioni europee, effettivamente anche la corsa Champions si può effettivamente ridisegnare. Noi andremo a Roma nell'ultima partita contro una Roma che giocherà 3 giorni prima la finale di Europa League, quindi in caso di vittoria la Roma andrà di diritto in Champions League, e quindi effettivamente potremo incontrare una Roma post festeggiamenti, post qualificazioni in Champions, quindi sarebbe sostanzialmente una passerella finale, come magari anche no, perché effettivamente se la Roma dovesse perdere, poi ci troveremmo ad andare all'Olimpico entrambe con entrambe le squadre, che chiaramente dovrebbero fare risultato per arrivare agli obiettivi prefissati, la Champions per la Roma e la salvezza per lo Spezia. Quindi ci sarà veramente da soffrire fino all'ultimo minuto, molto probabilmente dell'ultima giornata, e questa da certi punti di vista, come dicevamo, è anche una conquista dello Spezia, perché effettivamente dopo Cremona sembrava che tutto fosse ormai perduto. Meglio lo Spezia nel primo tempo, meglio sicuramente Lecce nel secondo, al netto di una partita effettivamente non brillantissima. 0-0 tiri in porta per lo Spezia, un tiro in porta per il Lecce, quindi ripeto, se non si tira in porta è difficile fare un gol anche su un rimpallo. Spezia che comunque le sue occasioni da gol le ha avute perché vediamo il secondo tempo, colpo di testa di Nzola su un calcio d'angolo. L'ultima, quella di Ekdal, l'occasione sicuramente più limpida di tutta la partita, con il salvataggio di Askilsen sul tiro a colpo sicuro di Ekdal. E nel primo tempo l'occasione è capitata a Shomurodov, che sceglie con altruismo, eccessivo altruismo a mio modo di vedere, di servire il pallone in mezzo all'aria quando un attaccante lì deve andare necessariamente a calciare in porta. Quindi, se a Firenze è stato tacciato di essere troppo egoista, oggi probabilmente è stato troppo altruista, e lì, ripeto, un attaccante deve tirare in porta. Peccato, mi dispiace, perché Shomurodov è un giocatore che non mi dispiace per niente, però effettivamente fino ad ora il suo contributo è stato molto 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 al di sotto delle aspettative in un 3-5-2, in un modulo, questo come quello di oggi, nel quale sicuramente la sua collocazione è più congeniale. Per quanto riguarda gli altri, bene Nzola, e poi per quanto concerne appunto il resto della squadra, tutti sostanzialmente da sei politico in pagella, senza infamia e senza lode, in una partita, ripeto, che era una vera e propria finale e che purtroppo lo Spezia non è riuscito a vincere. Prendiamo un punto, stacchiamo il Verona, a 2 giornate dalla fine del campionato saremo salvi, cosa non scontata, visto insomma l'esito della partita dopo Cremona, nella quale effettivamente la situazione sembrava essere disperata. E quindi niente, ci prepariamo per ricevere il prossimo weekend un Torino che avrà ancora velleità di classifica, lottando per l'ottavo posto. E quindi insomma ricordo con l'occasione che lo Spezia Calcio ha degli sconti importanti, ancora meglio rispetto agli sconti di Spezia Monza, quindi la società capisce il momento veramente importante e chiama a raccolta i tifosi, quindi servirà veramente un picco
all'altezza come quello contro il Milan per riuscire a prendere 3 punti che a questo punto del campionato sono molto importanti, anche perché il Verona giocherà contro l'Empoli un giorno dopo rispetto a noi, conoscendo già il risultato. Quindi, insomma, anche questa cosa della contemporaneità, della mancata contemporaneità, lascia il tempo che trova, perché sì, è vero, le televisioni e quant'altro impongono determinate situazioni, però effettivamente arrivare ad un punto così importante del campionato senza la contemporaneità è veramente incomprensibile. Detto questo, mi raccomando, fammi sapere la tua opinione qui sotto tra i commenti. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace, ma cosa più importante, iscriviti al canale, a te non costa nulla, per me è molto importante. Siamo vicini ai 500 iscritti, quindi aiutami anche tu ad arrivare a questo importante traguardo. La prossima settimana dovremo invece essere noi tifosi ad aiutare lo Spezia a raggiungere l'importante traguardo della salvezza nell'ultima gara casalinga, quindi ripeto, più che mai servirà un picco all'altezza. Se c'è, insomma, qualche cardiopatico all'ascolto o qualche persona debole di cuore, non guardi queste ultime due partite, perché effettivamente saranno due partite al cardiopatico. Bicchiere mezzo vuoto e niente, buona domenica. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.